tanto che venivano letti i vostri nomi e i nomi delle parrocchie o delle comunità pastorali o delle istituzioni a cui siete destinati, ho provato, diciamo, una certa consolazione. Non so se per voi vale qualcosa, ma per me è abbastanza consolante la constatazione di conoscervi tutti e di essere stato in tutti i posti dove voi siete andati, quindi non è che questo mi dia qualche particolare merito, però ecco, mi dà qualche motivo particolare di preghiera, sapendo che in ogni posto e in ogni storia ci sono grazie, ci sono meriti, ci sono talenti, ci sono anche problemi e ci sono anche fatiche da affrontare, quindi ecco, questo mi mette nella disposizione di essere a servizio di quello che potrò fare per accompagnare il vostro ministero. Voglio dire tre cose. La prima è che con il mandato, con la destinazione che vi viene affidata, viene consegnata oggi o che vi è stata recapitata, si definisce il vostro ruolo, ma questo ruolo è dentro il presbiterio, è dentro il clero, è dentro la Chiesa. Quindi questa è la prima osservazione che mi sembra meriti di essere fatta oggetto di riflessione e anche un po' di disciplina spirituale, cioè l'idea che l'appartenenza al clero e alla Chiesa viene prima, è più importante dell'incarico. La comunione ecclesiale viene prima della suddivisione dei compiti. La comunione presbiterale viene prima dell'efficienza nel servizio. La comunione nella missione viene prima della originalità singolare di ciascuno. Quindi il ruolo è importante, ma ha un senso, come è ovvio, dentro una dinamica di comunione che pretende una pratica della sinodalità nelle decisioni che vi spettano, nella conduzione di quelle comunità o di quelle realtà che vi sono affidate. Ecco, questo è il primo pensiero. Una dimensione di comunione dentro la quale prende significato il ruolo. Il secondo pensiero è che la destinazione comporta una responsabilità, comporta cioè un farsi carico di adempimenti, di doveri, di attenzioni, che certo la responsabilità può essere considerata anche nella forma mondana del prestigio o del potere, ma noi dobbiamo viverla nella dimensione spirituale del servizio. E forse nel nostro tempo questo tema della responsabilità è più facilmente esposto alla fatica di diventare il bersaglio delle critiche, il destinatario delle pretese, piuttosto che l'elemento, l'aura di rispetto o di deferenza che giustamente dovrebbe toccare a chi esercita una responsabilità. Quindi voi, assumendo una responsabilità, come faccio anch'io, come fanno tutti quelli che hanno compiti nella Chiesa, vi rendete conto, ecco, che avete un peso da portare, un servizio da esercitare, un servizio, cioè vuol dire che le nostre comunità hanno diritto, diciamo così, di aspettarsi
da noi delle attenzioni, dell'esercizio del ministero edificante. E questo non vuol dire che noi dobbiamo corrispondere alle pretese delle comunità, talvolta hanno una loro rigidità, una loro inerzia, una loro aspettativa che deve essere anche quella convertita. Però certo hanno il diritto invece di essere accompagnate dal servizio ministeriale, e questo è una posizione e un'attività che può essere gravosa, soprattutto in alcuni momenti, soprattutto per alcune decisioni. Ecco, io vorrei dire che certamente ciascuno al suo posto poi deve far fronte personalmente. Però ecco, quello che lo stile con cui noi facciamo fronte a questo servizio deve essere lo stile di Gesù. E io vorrei dire che il Vescovo e i suoi collaboratori sono quelli che stanno alle vostre spalle per incoraggiarvi. Voi avete anche voi il diritto di essere sostenuti, di essere incoraggiati, difesi, perché portate la responsabilità, ma non perché avete scelto voi dove andare, che cosa fare. Quindi io non so se lo posso dire, ma vorrei proprio assicurarvi di poter contare su di me e sugli altri miei collaboratori. Quando è difficile, quando ci sono decisioni da prendere, forse il poter dire, beh, mi sono confrontato con il Vescovo, con i suoi collaboratori, può rendere più sereni di fronte alle decisioni. Ecco, quindi questo è il secondo punto, il secondo pensiero che volevo condividere. Una responsabilità che può essere gravosa, che deve essere esercitata con un servizio nel nome del Signore, con lo stile di Gesù, ma appunto anche senza essere soli. Il terzo punto è quello che voi appunto siete mandati, non andate per una vostra iniziativa, non siete liberi professionisti che si creano una loro pastorale. Ecco, voi siete mandati per realizzare quello che è il piano pastorale della diocesi, quello che è scritto nel sinodo, nelle linee pastorali generali. Certo, dovete metterci tutta la vostra originalità, la vostra creatività, e tuttavia siete dentro una chiesa che ha delle linee pastorali concordate, determinate, proposte, note, scritte e anche raccomandate dalla parola del Vescovo e dalla vicinanza più frequente del vicario di zona e dei vicari dei settori mandati. Questo forse dà anche un certo sollievo, no? Di dire, non è che io faccio le cose perché sono venuti in mente a me, perché voglio essere originale, ma faccio quello che nella Chiesa, nella tradizione della Chiesa ambrosiana e nelle indicazioni concrete del Vescovo e dei suoi collaboratori sono indicate, sono concretizzate. Ecco, io vi accompagno con la mia preghiera, con la mia benedizione, e vorrei che insomma questi pensieri, quella di un ruolo dentro la comunione, di una responsabilità dentro uno stile di servizio, di un mandato dentro un accompagnamento del Vescovo e dei suoi collaboratori, ecco, queste tre cose possano essere anche una traccia per iniziare con fiducia e con serenità questo servizio.